Siamo in diretta? Sì. L'Australia è un'isola priva di sbocchi sul mare. Ex colonia britannica, indipendente da circa sempre, fu creata dagli europei per essere utilizzata come rifugio in caso di fine del mondo. Infatti, si trova in una posizione così isolata che praticamente tutti gli avvenimenti che hanno riguardato il nostro sistema solare negli ultimi 65 milioni di anni non l'hanno minimamente toccata. I principali abitanti di questo luogo sono gli indigeni, i koala e i canguri, che sono tornati al potere vincendo le ultime elezioni a discapito degli umani, grazie ad un programma elettorale serio ed avanzato. In diretta dai Bronzeburg italiani, benvenuti all'undicesimo capitolo della messa dedicato all'End of... scusate, no, non quello. Cosa? Ovvero sia WWE Super Showdown. Io sono il Errore qui. vostro terzo L'ennesimo End of an Era. rotondo. Cosa? L'ennesimo End of an Era. Esatto. Io sono il vostro Casa 91, con me c'è Nick. Hola, buonasera. Paul. Allora, Sì, no, mi sono depresso per aver detto End of an Era, mi sono depresso. volevi, ti sarebbe piaciuto, lo so. Sì, abbastanza. E infine Cesare. Buonasera a tutti. Puntata molto veloce anche perché, diciamo, c'è anche un possibile, un anticipo, anzi, chiedo bene, un anticipo di Serie A, Ma Torino-Frosinone. dai, ma che Torino Frosinone? Cioè, ci sono altre cose più importanti. Cioè, sì, c'è, casta. Vabbè, ma è comunque una partita che vorranno vedere tutti. Al momento Torino è in vantaggio. Ha segnato Rincon? Rincon, Cazzo, giusto. sì. Cazzo, Rincon. Lo rimpiango alla Juventus. Per ora è in vantaggio, chissà se riuscirà a farsi pareggiare. Vedremo. A parte che è Frosinone. contro il Frosinone. Beh, Frosinone vuol dire con... A parte che è contro il Frosinone, una squadra che mi pare che fino all'anno sia neanche ancora riuscita a segnare. No, non ha fatto neanche un gol. Mamma mia. No, ne ha fatto uno su rigore contro il Genoa di casta, che lo sa. Sì, non ne ha fatti su azione, se non sbaglio. No, su rigore perché... Non dico su azione, non ne ha mai fatti. No, zero proprio, su azione proprio nessuno, praticamente. Sì, Vabbè. sì, ha fatto solo quel gol, poi... Quanti ne ha subiti più che altro, cioè, ci stiamo chiedendo? Una Tanti, decina già, dai. una Tanti, ma ventina mi tanti. pare. Una ventina mi pare, giù di là. Oh, beni sembrano troppi, aspetta. Sono occhiato subito al volo. Beh, credo siano 20, adesso guarda, tipo 25-30 siamo già arrivati, perché ne ha subiti 4 con l'Atalanta, poi ne ha 30 non lo subiti so, 6, però sì. 5. 30 non lo so, però sulla Subiti ventina 18, sicuramente. 18, Ah, 18. 18. Sono tanti 25, comunque, cioè, 15. dopo 7, Vabbè, dopo 8 è contro il giornate. Frosinone alla fine, dai. Cioè, non mi aspettavo diversamente, onestamente. Per la rosa che ha, per la squadra che ha creato, mi aspettavo questa stagione per Frosinone. Ma non è che abbia questa grandissima rosa. Ha una rosa per la salvezza, ma ci sono sempre squadre più forti. C'è Cagliari, c'è l'Atalanta, c'è il Bologna, c'è l'Udinese. Anche il Chievo, per quando sia ultimo, ha una rosa per me superiore rispetto a quella del Frosinone. Poi Ma Chievo paga dipenderà. più la penalizzazione del Chievo, mi sa. Sì, appunto. Sennò sarebbe Vabbè. addirittura terzo ultimo il Chievo. E parliamo del Frosinone per farvi capire quando sia interessante, quando Quanto siete proprio più interessante vendente. questo pay per view. No, ma più che altro i problemi di questo pay per view è lo stesso che aveva la Greatest Royal Rumble, ovvero che è Sì, un esatto. Vabbè, non è evento, proprio un pay per view, è diciamo un che è una super, specie è di house uno show show, qui. è uno show però pompato come un evento. E posso dirlo io come introduzione che quest'annata sia una delle peggiori, non tanto per la qualità di quello che si è Guarda. visto sul ring nei pay per view, perché comunque a SmackDown comunque si è un po' risollevato e ci sono viste cose abbastanza simpatiche. Ma lei di Guarda. marketing, stiamo facendo delle operazioni obbrobriose che saranno ovviamente giustificate dal fatto che fanno soldi e il denaro non dispiace mai a nessuno. Però fare questi eventi perché pagano e quindi facciamo i match con Triple H e Undertaker, cioè riassumiamo un cadavere che ormai È già è tale, un decomposto. cadavere che come Undertaker, perché ci pagano perché devi combattere oppure riprendere. Porsche in futuro, HBK perché ci pagano, per me è una roba a livello umano e a livello di io che fruitore del contenuto mi lascio basito.
Poi ovviamente io non posso dire a loro non accettare 50 milioni di dollari perché fa schifo, i soldi fanno schifo, no. Però a livello umano io dico, il wrestling o comunque la WWE racconta delle storie che possono essere più o meno coerenti o interessanti. Una delle poche storie interessanti che hanno fatto in questi anni è stata la End of an Era, quei 4 match consecutivi che hanno fatto ogni WrestleMania. E hanno sputtanato tutto, prima con Undertaker, poi ora con Triple H, e adesso forse più avanti con HBK. Devo salutare qualcuno che mi ha salutato, che è il signor Nicola, ciao cugino, ci sta seguendo. Ok. La cosa appunto che mi dà molto fastidio è che fossero su queste cose, fossero fatti in eventi canonici, classici della WWE, come per esempio No Mercy, Battleground o altri pay-per-view classici della federazione, mi potrebbe ancora stare bene, ma il farli perché l'Australia ci paga o ci paga l'Arabia Saudita mi fa girare un po' i coglioni a livello di fruitori del contenuto. Sì, no, in effetti ti do anche ragione su questa cosa, ma poi tra l'altro io ci vedo una tale pigrizia nel fare le storyline, mandare avanti i contenuti, cioè ora come ora anche solo guardare uno show come Raw, io faccio faticanti, io molte volte quando faccio fatica addirittura leggo sulle report e come faccio ormai, sì, sarà un mese a questa parte, cioè proprio non riesco a guardare lo show e mi annoio. Ma non sai perché? Ti spiego perché il fatto che abbiano annunciato 4 pay per view di fila e hanno costruito 4, perché allora quando c'è in ballo, in realtà sono 3, no, ti spiego, quando c'erano 3, ora sono 3, quando c'è Elina Cell in ballo, stavano costruendo Elina Cell, Super Showdown ed Evolution, e dopo Elina Cell stanno costruendo adesso Crown Jewel, quindi stanno costruendo a ogni volta 3 pay per view e costruendone 3 insieme, non ne costruiscono nessuno. È vero. Paolo, lo sai perché hanno fatto quello show in Arabia Saudita? Perché sapevano che 3 giorni prima le donne facevano l'evoluzione e non potevano portarle. Sono moralmente giustificate a fare l'evento in Arabia Saudita. Cioè, sono tranquilli moralmente. Abbiamo fatto l'evento per le donne, adesso rompeteci i coglioni. Però hai visto. Allora, il discorso è questo qui. Non è colpa della WWE che non porta le donne, secondo me, perché è sbagliato dire che è colpa loro, secondo me. Da quel punto di vista no, è la colpa è degli arabi. Allora, perché tu entri in un contesto che ha una cultura all'età della pietra, perché lì siamo a livelli veramente del medioevo, però la WWE rispetta quella cultura, si becca i soldi, perché non è che si becca i soldi e dice no, però le donne ne porto. No, quindi da quel punto di vista non posso criticarli, anzi hanno fatto anche l'evento a tema, quindi va bene, ci può stare. Infatti, che poi l'evento lo stiamo costruendo col culo. Cioè fare Mickey James contro Lita, fare Alex Albis contro Tristan. Senza costruzione anche, il main event che sarà Ronda contro Nikki Bella, quindi... Che bellezza. Almeno quello è costruito forse un pochettino, costruiranno leggermente da qui a Evolution forse, ma gli altri? Cioè ragazzi, siamo nel 2000 e... Una cosa, hai visto come hanno costruito, stanno costruendo Alex Albis contro Trish? L'hai visto il segmento di Raw? Sì, vabbè. Mamma mia, che segmento di... Sì, è veramente terribile. Oltretutto, tra l'altro, è anche sbagliatissimo perché... Poi il segmento Moment of Bliss, dite? No, più che altro che la Bliss quando aveva 7 anni era nel 98 e Trish Stratus mi pare che non fosse neanche sotto contratto con la WWE. No, tutto questo, vabbè, dettagli. Sì, no, a parte quello, però la storyline è ridicola. Proprio non mi ha firmato l'autografo da bambina e quindi sono incazzato con lei. Ma veramente. Vabbè, siamo ai livelli di... Guardate cosa vi ribecco io. Di CM Punk che feuda nel 2013, se non sbaglio, con... o 2011 con Randy Orton. Perché nel 2011, mi sembra. 2011, perché nel 2008? Sì, 2011, perché nel 2008? Gli ha fatto il punt kick, gli ha fatto difendere il titolo a Vengeance, no? Sì, però se è Vengeance... Era Unforgiven, Unforgiven 2008. Unforgiven. Allora cioè, possiamo anche dirvi, citare... vai. A parte che dopo il piano ventennale di Kane mi aspetto qualsiasi cosa da parte... Cioè, a questo punto voglio un ritorno di AJ Lee, che è feuda con Lita perché da piccola gli ha fatto l'autografo e poi gli ha fatto il ragazzo a questo punto, cioè.
Vabbè, allora possiamo parlare anche della costruzione di Lesnar Taker post WrestleMania, che tipo è stato vabbè sì, quella lì vabbè, io lì sono le tempistiche un pochettino fottute in quel caso, le tempistiche sono un pochettino fottute. Sì, dopo un anno e mezzo dice ah no ma tu mi hai battuto a WrestleMania, quindi adesso ti, che schifo, ti fermiamo. E nel mezzo hai avuto un match con Wyatt più che altro. E poi Wyatt dove è tornato dopo il match con Lesnar, cioè, un mix di roba a caso. Comunque, comunque secondo me, per fare una questione di questa introduzione, per me l'evento in sé non ha il minimo interesse perché è un evento house show, però pompato con match messi lì perché devono far soldi, quindi che mettono match che poi ci sono i match di poco conto. Ci sono, però. No, beh, diciamo che no, la card sarebbe anche bella. Il problema più che altro è che, appunto, come hai detto tu, è un enorme show, quindi probabilmente i match saranno già scontati. Adesso bisogna vedere se veramente saranno un show, perché magari vorranno fare qualcosa su un match, solo su uno, perché il resto, secondo me, non faranno grandi cambi, a mio parere. Bella card fino a un certo punto, perché guarda, ti sono già un pro e un contro della carta. Vabbè, a livello lottato mi sembra una bella carta. A livello lottato, a livello di storyline, non dice niente. A livello di storyline sì, è discutibile. Alla fine, a parte uno o due match, gli altri non me ne frega quasi niente. Gli unici eventi costruiti sono gli unici tre. Sono tipo Rage contro Undertaker. Che adesso, piccola parentesi, hanno costruito questo match dopo che sarà annunciato. Cioè, prima mi fai la costruzione e poi me l'annunci, perché così a caso. Comunque, vabbè, poi tenere Brian contro The Miz per me non neanche così tanto bene. Becky Lynch contro Charlotte e Gisele contro Samoa Joe, poi resto il nulla. Sì, sono sostanzialmente. Beh, anche il match per il Cruiserweight può essere buono. Ecco, giusto il match. E io butto sì, ma a livello tosse, però io non sto seguendo la tua file a livello di storyline, quindi non so. Anch'io, ti dico, anche io non sto seguendo tanto, perché con la fascia oraria nuova non riesco praticamente a vedere tuo file. No, vabbè, io la sto seguendo bene o male. Sì, alla fine comunque stiamo parlando di Cedric Alexander e Buddy Murphy, che sono probabilmente due dei cruiser migliori dello show. Sì. E hanno comunque una storyline tra di loro, quindi dai, è anche abbastanza interessante. Ma infatti invece penso sarà uno dei migliori della serata se li lasciano a briglia sciolta. Ma se li devono limitare ogni volta, perché io so che a tuo file fanno dei match della Madonna, lo so, ma perché infatti, qualcuno lo vedo. Il problema è che quando li metto in pay-per-view, il match delude. Sempre, a WrestleMania ha deluso. Perché fanno una scrittura del main roster per quello che le fanno a livello degli altri match del pay per view, perché hanno paura che poi non facciano un match più figo, non lo so. Che logica sta cosa? Perché devono limitarli nel combattimento? Perché per non far sfigurare Roman Reigns? Non ho capito. Non lo so, forse non gliene frega niente di loro, semplicemente. È l'unica cosa che ho pensato. No, ma la cosa questo penso sarà l'opener Cedric Alexander contro Buddy Murphy, anche perché posso vincere Buddy Murphy perché è l'ospite di casa. Anche le Iconics vincono anche. Appunto perché l'opener, cazzo, fai un bel match di introduzione. Magari fanno un match di introduzione buono. Adesso bisogna vedere lo scritto. Speriamo. Direi di iniziare a parlare già della card, così. Iniziamo a parlare della card, ragazzi? Sì, dai, così, perché non abbiamo tanto tempo. Ok, partiamo forse dal match più scrauso, diciamo, ovvero sia quello di cui stavamo parlando prima. Asuka e Naomi contro le Iconics, ovvero sia Billy Kay e Peyton Royce. Next, andiamo avanti. Povera Asuka. Vabbè, diciamo che vincitore, tanto non è che c'è molto a fare. Possiamo parlare di Asuka che rimane bloccata in un'alleanza con Naomi, però Dobbiamo proprio parlarne? Ma io temo che sia per l'introduzione delle cinture di coppia femminile a questo punto. No, questo match non penso. No, questo match. Ma il fare questa alleanza tra Asuka e Naomi contro le Iconics, penso che potrebbe essere in vista di una futura introduzione delle cinture di coppia femminile. Ma guarda, sì, altro sai cos'è? Che quelle cinture femminili dove introdurre per una coppia che sta da un altro roster, tipo. Sì, ma una è fortunata. Però sì, è fortunata Sasha e quindi. Che non si sa neanche come sta Sasha, perché non ho notizie. Ma forse si dice che anche per motivi familiari o comunque personali, a quanto ho capito, ma non si sa.
È un po' come De Sciglio, non si sa come stia, come non stia, cioè... No, se guardate il Missile Man Challenge porta veramente fortuna, perché Sasha si è fatto male, Alessa Bliss è infortunata al, vabbè, cos'è, braccio praticamente... Ma gli ha rotto, io il rond del braccio, Alexa Bliss, non ho capito. No, non è che gli ha rotto, che tipo dei problemi a braccio, che mi sembra la stessa infortunia che ha avuto Paige nel 2016, che l'ha tenuta ferma un anno, come si chiama? Vabbè, che so, dopo il match con Ronda, che ho visto che aveva questo problema al braccio, quindi non so se lei ci sia una ricaduta per colpa della Ambar di Ronda. Che anche Ronda, magari ho visto che alcune volte mi sembra che abbia tipo bocciato delle mosse o roba del genere. A parte che ma ho obbligato magari... stiffa, no? Più che bocciato stiffa molto. Perché da Ronda te la puoi aspettare il bocciare, perché comunque non è stato, lei non ha mai fatto la resta. Sì, è anche un, sì. Neanche un anno che combatte, quindi esatto, ci sta. Cioè, dalle molto altre, molto meno rispetto da Bribella, sinceramente, che è terribile. Vabbè, poi anche i commenti lì un po' esagerati degli altri, il cyberbullismo contro Bliss è stato un po' esagerato. È una colpa di internet che poi la gente esagera, cioè le critiche dello tecnico se merita, poi se sì. Bisogna insultare a livello personale no. Quello no, beh, quello no, assolutamente, a livello tecnico ok, ma a livello personale no, lasciatela stare, sta povera Crista, non è che abbia ucciso sì. Qualcuno. Per dire. Infatti Daniel Bryan ha dovuto rispondere su Twitter. Allora, aspetta. Poco c'è mancato che uccidesse lui Morgan, c'è mancato pochissimo. Sì, sono state sfortunate lei e Liv, però... Ma poi i calci di solito non li tirava al costato Daniel Bryan, perché lei ha cominciato a tirarli sulla testa e non l'ha capito? Perché, l'ho scritto anche sul forum, lei ha avuto un problema di timing, cioè nel momento in cui... Allora, quando Daniel Bryan tira i calci, ha un ritmo che segue il movimento del corpo dell'avversario. Okay, quando subisce il colpo l'avversario fa un movimento in avanti e indietro appunto per far sì che il subire il colpo sia realistico. Quello che fa invece Bribella è tirare calci punto, non guarda quello che fa l'avversario, quindi in cui tira calci e basta contando quanti deve farne, ma non vede il movimento che fa l'avversario, rischia che nel momento in cui si muove verso in avanti tira un calcio in faccia come in questo caso, infatti ne ha tirati due calci in faccia. Perché no, ha calcolato i 10 calci, ha fatto 10 calci, a prescindere da quello che stesse facendo l'avversario. È grave questa cosa comunque, perché cioè, se tu la WWE fai usare a Bribella sto stile di combattimento che lei magari non sa usare, anche perché ricordiamolo, Bribella non è Daniel Bryan assolutamente, quindi no. Cioè, non c'è verso che prova ad imitarlo, se non sei lui, non sei lui. Cioè, per dire, per Nakamura che ha quasi spezzato il collo a Cena, in un boccio comunque che ci può stare, perché è stato anche forse sì, Cena che là non c'è stato non molto che là, non ha più molto... Nakamura l'aveva lanciato, però Cena non si era non aveva fatto stato all'indietro bene. Cioè non ha più fatto quella mossa da quel match in poi, non l'ha più fatta. Infatti devono aver detto una mossa un po' rischiosa, magari evita di farla, non si sa mai detto, come è successo a Cena potrebbe anche succedere a qualcun altro. Esattamente. Mi pare che l'abbia eseguita anche con i Jay e tipo i Jay l'aveva fatta bene, ma beh, ma Jay è anche più leggero, quindi il fatto è che Jay è anche più leggero, penso che pesava quei 20 kg in meno rispetto a Cena. Sì, poi vabbè, comunque, magari lo conosceva anche bene Nakamura da Giappone, quindi bene sì, male, appunto. Che quindi, comunque ragazzi, il pronostico del match che stiamo tirando qua. Sai che non... Secondo me è l'Iconix, perché giocano in casa, vabbè. Può essere, ma... un'altra sconfitta di Asuka, veramente, un'altra sconfitta. Vabbè, no, sì. Ma più che altro perché negli show li ho quasi sempre viste prendere l'Iconix. Sarebbe anche che vincessero una volta tanto. Quindi la classica teoria è che se le prendono vincono nel pay-per-view. 50-50. Sì, esatto. Beh, male che va, 50, booking 50-50. Cioè, non è che... Sì, non è che devono per forza schienare Asuka. Esatto. Schieneranno Naomi, che tanto non è che ce ne perde tanto dello schienamento. Sì, Naomi è sul limbo da un secolo, quindi... Esatto. Vabbè, ti dico, potrebbero anche vincere quelli di casa, ti dico. No, potrebbe vincere anche Asuka e Naomi. Sì, Naomi vincono solo tutto perché tutto sono in Australia, comunque. Come? Vuoi dire qualcosa poi? Dico, io mi ho avuto già due momenti di gloria. WrestleMania 33 con la vittoria del titolo femminile e 34 con la vittoria della Battle Royale. Quindi, prima Battle Royale femminile. Quindi, comunque, già le sue soddisfazioni le ha prese negli uomini da quando è
sì, in WWE. Forse anche troppe, volendo. Più di Asuka, più di Asuka, davano della main roster, più di Asuka, perché Asuka davano della main roster, a parte la Royal Rumble, le ha solo prese. Finora sì, ma Asuka, a parte la Rumble, ha vinto anche... Scusami, Cesare. Divertente come lo scorso anno... Cesare, sto parlando. Vai. No, dicevo che a parte la Rumble, aveva vinto anche il Survivor Series Team di Raw. Ah, vero, vabbè, ma sì, vabbè, ma infatti sono nella costruzione per farle vincere la Rumble, quella cosa lì. Poi Cesare, il vuoto. Sì. Dicevo che alla fine, finita la sua streak, praticamente Asuka non ha combinato più una mazza. Oh, una streak di figure di merda. Una streak di figure al contrario. Vabbè, passiamo al match, l'altro match femminile, dai. Bella Twins, Bri e Nikki Bella e Ronda Rousey. Allora, conduttore, non ho finito il mio pronostico. Se no. Vai avanti allora. Allora, vincono, secondo me vincono quelle, teoricamente dovrebbero vincere gli Iconics, ma conoscendo davvero vinceranno Asuka e Naomi, conoscendole. Gli altri, vabbè, Cesare ha già detto il pronostico, mi sembra, perché non l'ho sentito. Sì, avevo già detto le Iconics. Ok, andiamo al secondo match, andiamo al match per titolo Cruiserweight tra Cedric Alexander e Buddy Murphy. Paolo, pronostico? Bah, diciamo Buddy Murphy perché è in casa, però la cosa del fatto che sia in casa non è che valga tanto, perché comunque molte volte i benemini di casa hanno perso in WWE. Mi ricordo il caso Age Cena nel 2006 che si invertivano le vittorie, e uno vinse in Canada e l'altro vinse a Boston. Mi ricordo Sasha Banks che ha perso in casa, Bayley che ha perso in casa recentemente, quindi si comunque, è perso in casa quando ha fatto è perso in casa, quindi diciamo che non è sempre una certezza il fatto che uno vinca in casa, però visto che è un evento pagato a solo di milioncini in Australia, penso che almeno Buddy Murphy possa vincere il titolo. Anche perché Alexander comunque ha un bel po' che ha il titolo, quindi forse un cambio renderebbe più frizzanti i ricorsi a Top 5 Live a livello di storyline. Sì. Spero non sia classico cambio di transizione che poi due settimane dopo ridanno il titolo ad Alexander, perché sennò sarebbe... Vedremo. Sì, no. Mi dispiace che questi match degli Cruiserweight prendano spazio in questi eventi house show a pagamento, cioè pagamento che... pagano degli enti esterni dall'America per prendersi questi. Ma magari gli danno più minutaggio in queste eventi. E nei pay-per-view magari si beccano i cosi, i dark match, quella roba. Sì, no, il kick-off e quella roba. Ma forse non c'è chi... non sono tutti i match della card, non c'è kick-off, mi pare. Cioè c'è, ma non è... Non ma meno male che non ci sia. Perché, cazzo, anche qui il kick-off, anche, mi pare anche la Greatest Royal Rumble c'è quel kick-off, se non sbaglio. Sì, c'era. Grazie a Dio non c'era questa volta. Ma infatti, ma più che altro per loro, per gli Cruiserweight, perché ogni volta combattere con l'arena vuota mi pare brutto. Sì, è un po' triste. Quantomeno adesso ci saranno tanti spettatori, da è un'arena da stadio praticamente, perché ci gioca, mi sembra, una squadra di calcio. 60.000 posti. Sì, ma ci gioca una squadra di calcio, mi sembra, quello stadio. Il Melbourne, mi sembra, FC. Che squadra ci gioca? Melbourne, che è una squadra australiana. Il Melbourne FC, ok. Sì, perché mi sembra che ci avevo visto dai social network che ci sono andati Drew, Dolph Ziggler e Triple H con la maglia, e gli hanno dato la maglia del Melbourne praticamente. Ah, ok, allora sì. Beh. No, non conosco la squadra perché non comunque mi correggo, ho controllato al Greatest Royal Rumble non ne ha un kick-off quello lì dei Cruiserweight, era un match nella card principale. Sì. Fu un kick-off a SummerSlam. Sì, nel kick-off ci fu, ma non ci fu nessun match, praticamente no, si parlò un'ora di, cavolo, dei match. Di interviste varie. Poi, non è inutile, purtroppo non ci sarà la preghiera, cari ragazzi, perché qui siamo in Australia e non ci sono preghiere. La Paola. Credo. Vabbè, io dico che vincerà Buddy Murphy e poi ridaranno il titolo come al solito a Cedric Alexander, per fanno un po' la roba che hanno fatto che facevano in passato quando andavano in Inghilterra, facevano vincere il titolo europeo British Bulldog per poi farglielo perdere in show due settimane dopo. Mi viene in mente quella volta che sono venuto in Italia che Nunzio ha vinto il titolo di pesi leggeri e poi l'ha rivinto la Juventus di Guerrero. Sì, a SmackDown tre giorni dopo. Di Novarella a Milano che comunque ha tenuto non tantissimo, mi ricordo comunque. Sì. Sì. Quella volta con Umaga. Umaga.
Cesare, ecco, cos'è il pronostico? Cesare. Ecco, guarda, io un po' l'ho seguita la rivalità, sinceramente io penso che Cedric Alexander abbia ottenuto per parecchio tempo il titolo, inoltre ha sfidato e praticamente sconfitto quasi tutto il roster a 2-5, quindi se vincesse anche stasera e domani con Buddy Murphy, mi sembrerebbe alquanto strano, secondo me vince Buddy Murphy sto giro. Dopo magari può darsi che presto il titolo cambi di mano di nuovo e ritorni Cedric Alexander, ma per ora magari... Sì. Non mi dispiacerebbe un cambio, anche perché ha regnato per parecchio tempo. Sì, perché poi non ha più avversari. Vado con Buddy. Vado con Buddy Murphy. Sì, perché poi non ha più avversari, perché Deal li ha battuti tutti praticamente, a meno che non arriva qualcuno da NXT. Anche se ci sarebbe Leo Rush, anche se Leo Rush... Tipo, a 2-5-Live e Hill e Arrow e Face, cioè una cosa strana. Cioè, vabbè, no, vabbè, un po' come un universo come Maverick. Sì. La cosa del tuo fai live stupida è che appunto fa dei show comunque a livello lottato decenti, ma la narrativa è una cosa non canonica, evidentemente. Appunto. Ma perché non piace vedere Drake Maverick il lunedì sera vestito come il mini me degli Autos of Pain? Ma io ma c'è gente che cosa se ne scrive? È pagata di scrivere queste cose? Cioè, ma ci rendiamo conto? È come... Sì, ma infatti... Impazzisco io. Infatti a 2-5 hanno preso in giro sta roba, hanno detto tipo Drake Maverick, quando ho visto, ha detto mi aspettavo di vederti vestito come gli Eupi, pensavo di vederli anche sì, là vicino. Ma è un easter egg, quello è un easter egg, cioè è una cosa che è una battuta che poi a livello narrativo non ritorna, perché comunque rimane il problema, il martedì è vestito tutto di buon punto, è un buono, un face, e poi il lunedì invece... è uno dello shield del tarocco cattivo, rimane il problema narrativo come Leo Rush, questa cosa. Sì. Esattamente, no, ma non so, io me la prenderei con quelli che scrivono Raw, perché veramente infatti Raw io ormai faccio un po' alternare, guardo un po' i report e un po' i riassunti, ormai non guardo più la puntata intera perché non ce la faccio. Però fai bene a non vederlo vedendo quello show. No, non ce la faccio, no. Però ti dico SmackDown è buono quantomeno. No, SmackDown lo guardo, è interessante. E siamo sempre lì, non me ne frega niente quello che guardo, però almeno quello che guardo è coerente narrativamente. Ecco, quella è la cosa sì. Esatto. Che differenzia da Raw. Raw non ha senso. No, ma è vero. Cioè, se escludiamo la storyline dello Shield, a parte, vabbè, quella di Triple H e Undertaker, non c'è stato niente. Ma neanche. Infatti, se appena torniamo sull'argomento Shield, ci torniamo, perché secondo me neanche quello ha tanto senso. Ok. Ma ci arriveremo quando andiamo al match, perché adesso parliamo di un bel matchone che tutti attendono, ovvero le Bellas Twins contro la Riot Squad. Ah, giusto. Brie Bella farà male di nuovo a Liv Morgan. Brie Bella, secondo voi, farà male di nuovo a Liv Morgan? Per me non la fermano, cioè non dico, ok, stai calma, non fare... No, okay. Non gli fanno fare nulla praticamente, gli fanno prendere. Fanno un lumicino la sua presenza, cioè proprio gli faranno fare il minimo indispensabile. Sai che potrebbe prendere il pin Brie Bella se tipo la Riot Squad vince? Ma pensa se... No, vinceranno le face, secondo me. Sì. Pensa se gli fa male di nuovo. Come c'è dire che non ho sentito? Dicevo, pensa se la infortuna davvero di nuovo. No, speriamo di no anche per lei. Tragicomico a Leo di Fantozzi, davvero. Altrimenti, crocifissione in sala mensa, non nel senso figurato stavolta. No, perché poi arriverebbero i commenti degli hater. Infatti, arriverebbero i commenti degli hater con scritto, ma vergogna, non deve far più combattere per incapace. Però posso dire che effettivamente se non fosse Brie Bella sarebbe già... non dico licenziata, ma messa da parte. Cioè, Kevin Owens e Sami Zayn per molto meno, non hanno preso parte al tour in Italia, infatti, e hanno fatto la fine che sappiamo tutti quanti. A livello te lo ricordi, Paolo, che dovevano venire da noi a Padova, e non sono venuti, ho tirato qualche Madonna. Cioè, semplicemente perché hanno fatto un intervento non previsto, che alla fine ci stava, secondo me. Cioè, ok che non apri, ma ci stava. Li hanno sputtanati completamente le loro immagini, sono diventati delle macchiette, dei jobber. Brie Bella, per quello che ha quasi ucciso una persona, è lì. Sì. E ripeto, non è che ce l'ho con lei a livello personale, perché sono sicuro che sarà una ragazza fantastica, una ragazza bravissima, una madre
è dolcissima, è premurosa, sta sicuramente una moglie apprensiva e premurosa. No, ma infatti... di atleta, no. Di atleta non deve stare sul ring, secondo me. C'è più di Nikki Bella. Nikki Bella qualcosa la sa fare sul ring, secondo me. È più complicata che... Nikki Bella, per quando sia comunque una atleta mediocre. Sì. Ma Brie Bella no. Brie Bella è stata lontana dal ring per un sacco di tempo e la migliore se ci rimaneva. No, scusami Paolo se ti interrompo, scusami se ti interrompo, dove esserci Alan, se si sente, pronto? Ecco, qua, ci stava ascoltando Alan. È direttamente tornato dalla Cina, per intenderci. Con furore, oserei dire. Con furgone. No, volevo chiederti Alan una cosa, ma parteciperai alla puntata 500 del Wrestling Cafè che ci sarà fra mezz'oretta? No. Non ti hanno invitato come quelli di SmackDown 1000 con certe superstar che sono venute. Non me ne poteva fregare di meno. Infatti poi noi la diretta la finiamo un po' in anticipo perché tanto sì, non c'è tanto da dire. Appunto. No, tenete presente che comunque è una house show che sì. Adesso ce lo stanno spacciando per eventi imperdibili. Mi ricorda, sai che cosa? No, voi, tutti molto piccoli per ricordarsi, l'evento che fecero a Milano al vecchio Paratus Sardi alla fine degli anni Ottanta, per motivi inspiegabili andò in diretta sull'allora Telepiù 2. Vabbè. Ma c'era il commento del nostro commentatore preferito Dan Peterson a quell'epoca. È altamente però sì. C'era Dan. Guarda, io forse nascosto da qualche parte c'ho anche delle cose che fecero tipo nel 92-93 tipo in diretta sempre. Sì, per il semplice motivo che allora la cosa divertente è che all'epoca Telepiù mandava i pay per view in più puntate e mandava in diretta in chiaro WrestleMania. E la Royal Rumble, io mi ricordo di aver visto la Royal Rumble, la facevano vedere in 3-4 puntate, cioè una roba così, no? La Rumble del 92 io la vidi, e la ricordo e la vidi, e Telepiù la faceva vedere in chiaro in 3-4 serate. Bellissimo. Per cui per dire che cos'era il wrestling in Italia, però questi house show alla fine della fiera, allora, sono fuori contesto. Sì. Sono comodi come per l'orario, sono comodi, però. Sì, è solo per quello. È comodo, diciamo. Per noi che combattono alle 11 di mattina, cioè voglio dire, diretta sul network e tutti felici. No, ma il discorso è che stanno cercando di vendere questi pay per view, che in realtà sono degli house show con diretta TV che non hanno né capo né coda. Cioè, fanno capire, va bene, siamo andati lì, è uno show spot. Voi dovete staccare il cervello per 3 ore e vedere questo cinque ore, no? Il corso della Greatest Royal Rumble, quindi. No, pare che finisce alle 3 comunque, Paolo, dalla cronologia che ho visto dalla scheda. Quindi 4 ore dura. Come è un po' sforno, 4 ore e mezza, secondo me. Comunque andranno, come si dice, sfoleranno magari per il movimento. Sì, un po'. Sfoleranno di almeno mezz'ora. Sì, ci può anche stare. Quindi valido lo stesso discorso della Greatest Royal Rumble. Sì, la Greatest Royal Rumble è l'esempio lampante in cui, come si dice, non si sa che pesci prendere. L'importante è avere soldi. Sì, il discorso che ho fatto io prima, cioè... E il stesso discorso abbiamo fatto poi che ho fatto in correlazione al fatto di sputtanare la End of an Era perché ci pagano. Che io dico, vari loro accettare i soldi, però a livello umano, a livello, a me io mi piace scrivere storie, mi piace creare storie coerenti e vedere queste cose che comunque il wrestling è una soppopera, e soppopere comunque si sputtano da sole perché essendo cose infinite senza un punto di fine. Ci sta che ci siano dei passi indietro, dei rimangiarsi delle cose già dette, però il fatto è che la End of an Era era una chiusura che ci sta, perché comunque erano tre atleti comunque già anziani, che potevano anche smettere lì. Non erano altri giovani che potevano continuare ancora a combattere, poteva finire lì, là. Cioè, poi a te che poteva continuare a combattere, tipo, lei poteva continuare a combattere, ma
farli ingrossare nuovamente, per me poteva finire lì. Questo è quello che dico io. Farli ingrossare di nuovo perché ci pagano, far combattere HBK perché ci pagano, per me è vile, ma buon per loro che si prendono i soldi. Sì. Cioè, io l'avevo detto, ok, va bene, perché se mi hanno 50 milioni dico ok, non rifiuto. Però è triste, quella è la cosa. Perché comunque i soldi non mancano alla WWE. Quella è uno dei motivi per cui Shawn Michaels molto probabilmente tornerà sul ring, perché gli daranno una barca di soldi per fare il match. No, ma gli daranno alla WWE perché lui già i soldi li ha rifiutati in passato per non tornare, perché in passato ha avuto delle proposte dalla WWE per combattere. Ma se metto di no, a sto giro pagheranno la WWE e lui dirà ok. Ma sai che pagheranno anche lui, ovviamente. Sai che cosa? Pagheranno anche lui. Ha avuto un'infornata di giovani talenti con cui fare dei dream match. Cioè, Shawn Michaels contro Daniel Bryan. Cioè, ci vendi non lo faranno mai. Non lo faranno mai. No, ma ci vendi per WrestleMania. Non lo faranno. Daniel Bryan, Kurt Angle, Daniel Bryan. Il diretto di questo film, non so qual è. Ma non lo faranno. Queste persone non si incrociano con i giovani, si incrociano con i vecchi. Sai che cos'è il problema? Tangle con Triple H. Nicolò, Shawn Michaels di nuovo con Undertaker. Sì. No, esatto, aspetta. È tutta una roba tra di loro. Nicolò ha detto una cosa, Shawn Michaels, Seth Rollins. No, perché Seth Rollins ha fatto una cosa che non andava bene, ha infortunato Sting. Non è ben visto. Vabbè, lì è stato involontario. Cioè, l'ha ingrossato la federazione che... poteva capitare a chiunque quella cosa. Sì, ha infornato Sting. No. Scusate ragazzi, accogliamo l'ospite Lorenzo che ci ha raggiunto. Eccoci qua, buonasera a tutti. Scusate, buonasera a Lorenzo, siamo io, sai che fra 15 minuti c'è la puntata 500 di Sì, Caffè. L'ho visto adesso, sì. Quindi la diretta sarà un po' breve, quindi chiedo ad Alan e agli altri di velocizzare, perché dobbiamo fare gli altri pronostici, se no sì. Ciao. Quindi finite il discorso in un minuto e mezzo. Perché dovete intervenire anche voi? Cosa? Il resto in Caffè 500? No, che vorrei seguire la puntata quantomeno. Ah, live! È in diretta la puntata. Ah! Non lo sapevi? Ok. Hanno messo il post. Per dire, comunque... il post era recente, insomma. Non... Sì, da poco, perché l'ho scoperto proprio quando stavamo iniziando la diretta. Ah, ok. Comunque, dai, con finito il discorso avete un minuto e mezzo. No, io continuo a dire che secondo me il discorso sarebbe, cioè, sarebbe bello vedere Shawn Michaels. Per me no, perché comunque per me su ring non regge più. È invecchiato, si vede, e secondo me un match di 20 minuti non lo regge neanche di 15. Ma sarebbe bello vederlo combattere, interagire con AJ Styles, Daniel Bryan, ma la risposta è non lo faranno mai. Perché le leggende tornano per combattere con altre leggende. E questo sì, no, è sempre stato così finora. Cioè, quando al Kogan tornò ai tempi, con chi è stato? Con Shawn Michaels, che non era un giovincello, Shawn Michaels era già una leggenda. Shawn Michaels ai tempi, nel 2005, mi sembra che tornò in un tag team match per affrontare il team arabo, quello dai vari Assami. Vabbè, ma comunque lo spot principale l'ha avuto con Shawn Michaels nel 2005, ma erano anche altri tempi. Adesso comunque una leggenda se torna per combattere con altre leggende. Kurt Angle poteva fare match con chiunque. Con chi ha fatto i match? Con Triple H. Però Kurt Angle mi sa che poi farà un match di series con Corbin, vedendo... Sì, ma sempre in gruppi, cioè farà series match. Quindi sì, ma almeno Kurt Angle credo gli faranno fare un match con uno... Ma speriamo, che poi anche lì... No, perché anche se Cortengo lo regge un match, no, però vedremo. No, se diciamo se lo prepari il match a 3-4 mesi, magari il match te lo riesce a reggere. Se lo fai all'improvviso, mi sa che Cortengo non ce la fa a reggere il ritmo. No, neanche Cortengo non ce la fa più, penso. Cioè, è fuori forma. Cioè, comunque, quanti anni ha Cortengo? Ci avrà 40, 50. 50 anni, ma poi una serie di infortuni che... Non ha più un collo, semplicemente. Esatto. A forza di fare moonsault dalla garbi in TNA, succede poi... Vedi. Ma immagino prima, anche in WWE, non ha più un collo. Ma vabbè, lasciamo stare.
Lasciamo perdere quel match, per favore. Comunque dai, passiamo agli altri match, dai. Prendiamo gli altri pronostici, passiamo al match tra l'altro si smette il team match, che è quello maschile, che è Shield contro Strowman, contro Ziggler, contro McIntyre. Alan, pronostico in un minuto. Pronostico in un minuto. Non ci sarà alcun tradimento. Paolo, vincono gli Yield. Grazie una volta, Alan, vai. Vincono gli Yield, perché c'è il return di Dean Ambrose. Ma la vedo un po' difficile che facciano turn in una uscita. Esatto, perché l'hanno tanto chiamato, telefonato come turno, quindi può darsi che non lo facciano. Che non lo fanno secondo me. Adesso, lo faranno fra un mese. Ma appunto vincerà lo Shield e secondo me faranno questa cosa qui. Subito lo schieramento sarà Ziggler e questa cosa farà capire a McIntyre che l'anello debole dei due è Ziggler e quindi tradirà Ziggler a un certo punto, cioè tradimento potrebbe essere in futuro McIntyre su Ziggler, perché l'anello debole del infatti l'unico che è stato sconfitto a Raw è stato Ziggler contro Roman Reigns. Sì. Può essere che girano lasciano il Ziggler e girano face McIntyre, perché non mi sembra si ribella Ziggler, cioè quello, cioè non che turna il McIntyre, cioè che turna face su Ziggler. Ma può darsi un McIntyre che dice non ho bisogno di te, non ho bisogno meglio di te. E su quando è uscito non torna di Nembos adesso, ma tornerà più avanti, perché è troppo telefonato che tornerà per me all'inizio anno, tornerà tipo a gennaio, una roba del genere. Vai Lorenzo. Se fanno il match a tre per il titolo universale a WrestleMania, secondo me. Ma dopo te ne parlerò anche del titolo universale di WrestleMania, perché se è vera la roba di The Rock che vogliono gli arabi, lo vuole campione universale, temo che vince la Rumble addirittura The Rock. Ma mi sembra che abbiano detto che è una bufala tutta quella. No, mi pare. Io non escludo che The Rock vinca la Rumble, che vada a WrestleMania. No, attualmente ha troppi impegni cinematografici, non si può permettere di stare... Dicevamo anche di Batista sarà SmackDown 1000 e pare che Batista non ha tutti questi... Batista non è The Rock, Batista è uno che ha degli impegni... è sulla strada di The Rock, diciamo. Ma neanche tanto, cioè The Rock è uno che è il più pagato del mondo, Batista fa un film all'anno 70 e fa film in cui è comprimario. Non in cui è un protagonista principale. The Rock fa film in cui è lui e poi gira lui il film tutto attorno a lui. Quindi, poi tra l'altro Battista è anche rotta con la Disney, quindi chi se ne... Appunto, fa parentesi. Probabilmente ci lascio le penne nel prossimo film perché non lo vogliono più in mezzo ai coglioni. Quindi... Ti dico, Battista magari fra uno o due anni diventerà come The Rock. Ma secondo me no, perché non ha il physique du role per fare il... Cioè The Rock è bello... Batista è pelato, magari... Anche The Rock è pelato. No, ma nel senso... Cos'hai contro i pelati? No, anch'io sto perdendo i capelli, quindi... posso dire cosa. Però il fatto è che molte volte Batista fa parte in cui è sfatto. Tipo, non so se avete visto voi Blade Runner 2049. Sì, l'ho visto. Cioè, è sfatto, è brutto, è sfatto. Bene, The Rock è sempre quel bell'uomo grosso, tutto quello che proprio te lo scoperesti. Mentre poi questa volta fa parte in cui è cattivo, bruttino. È che The Rock sembra più uno che può fare un protagonista su un film, Battista. Esattamente, Battista no. Quindi sì. Battista a me non farà mai la... Così come neanche John Cena, perché John Cena non sa recitare. Ma quello è un altro conto. Infatti. Comunque, vabbè, sul pronostico... Shield. Lorenzo aveva detto invece... No, io non avevo detto niente ancora. Vabbè, di adesso. Detto che non ci sarà nessun turn né da una parte né dall'altra, vince lo Shield. Cesare? Secondo me vince lo Shield. È un po' presto, secondo me, per il turno di Ambrose. Potrebbe però, come ha detto Paolo, esserci alla fine il turno su Dolph Ziggler, perché lo schieramento se lo beccherà lui, e quindi magari McIntyre lo tradisce, anche Strowman magari lo tradiscono, perché le cose è l'anello debole del gruppo praticamente. Secondo me vincere lo Shield, ti dico, non c'è nessun turn e si va avanti fino a TLC, perché secondo me la TLC fanno il match, quello come si chiama, Table Selected Series con
Sisman, tra i due lì magari ci sarà il turno di uno per l'amor di Dio, vi prego, non di nuovo. Io penso che vince lo Shield, però dice che andranno avanti fino per 3 mesi, caro. No, no, dico che vince lo Shield, okay, ma però sulla strada credo che vinceranno gli Hill, credo, cioè un po' più avanti. Ah, dici la storyline, può anche essere, se perché comunque la vittoria, delle città sono sempre quelli che le prendono. Però sì, a quel punto io voglio le cinture, cioè a quel punto se tu mi fai questa cosa qui, voglio che tutte le cinture siano in palio nel TSC, a questo punto. Ma può anche essere, penso. A meno che sia una cosa nuova interessante, non un altro TSC come quello dell'anno scorso che era una... Lasciamo stare. Win takes all, quindi praticamente. Sì, sì, una cosa più interessante e innovativa. Sarebbe bello. Però se metti le cinture del paio, stai sicuro che lo Shield vince, perché non danno il titolo a Strowman e non danno il titolo intercontinentale a Ziggler di nuovo, quindi se lo fanno ho beccato io McIntyre il titolo intercontinentale, sì, sarebbe già più sensato. Ma McIntyre, ti dico, sai che potrebbero anche pusharlo, non credo, molto più avanti anche per il titolo universale, però quando ma dopo questa cioè, sì, ma magari lo pushano però per come sfidante, secondo me. Dipenderà molto da, anche dal draft, sai che poi SmackDown andrà su Fox, quindi magari Reigns lo mandano a SmackDown perché Madonna mia. Stavamo così bene senza trovare Reigns a SmackDown. Infatti, ma vedi, magari lo bucano meglio a SmackDown. Guarda. Sì, probabile. In qualsiasi roster finisce Reigns, magari finiscono per bucare meglio quello in cui non c'è. Sì. Poi match successivo, che è il match tra un altro match che non me ne frega niente, che è Cena e Lashley contro Owens e Elias, praticamente. No, Alan, il pronostico? Panino match. Vince Cena, cioè torna, vuoi non farlo vincere, vince Cena. Casta? E anche per me vincono Cena e Lashley. Owens e Elias sono messi lì apposta. Lorenzo? Cena e Lashley vincono con Cena che probabilmente schiena Elias. E Paolo? Cena schiena Owens. E ti dirò di più, secondo me il fatto che Elias e Owens schienano così tanto Micon in questo momento potrebbe essere la molla che farà, che porterà Sami Zayn quando tornerà a tradire Owens e a tornare face. Vediamo se rimarranno un tiro, potrebbe, vediamo, cioè se rimarranno un tiro su quella strada, secondo me poi vediamo, non che abbia voglia di vedere sta storyline neanche io, però secondo me potrebbero farlo. Cesare, pronostico? Per me vincono Lashley e Cena, comunque probabilmente a venire schienato sarà Elias, almeno secondo me. Secondo me vincono i face, e ti dico, secondo me, conoscendo la WWE, schienano Owens. Sì, sì, ma sino Owens. Sì, è probabile. Sino sì. Owens, sicuro. Sì, io ho detto Elias, ma poi momento, sicuramente sarà Owens. Anche perché mi sono Elias ha più importanza di Owens a livello sì, di roster, secondo me. Quindi noi Owens si potrebbe dire che lo sta. Sì, ma passiamo al match per titoli di coppia di SmackDown, New Day contro Cesaro e Sheamus. Alan, il pronostico su questo match? Vince New Day. Chi si prende il pin? Sheamus. Ok, e che, vabbè, chi lo mette il pin? Credo Big E, tipo. Big E. Simone? Anche per me vince il New Day, anche alla luce di quanto accaduto questo martedì a SmackDown. Sì, perché le hanno prese, sì, quel bel segmento dei pancake che vorrei non rivederlo più, sinceramente. Soprattutto al tipo lì che era in mezzo. Poi era figlio di figlio di Mick Foley, tra l'altro, ho scoperto. Ah sì? Davvero? Allora sono contento che l'abbiano pulizzato. Ma povero, perché? No, perché è Dewey. Ecco. Da qui nacque il famoso promo in ECW del 95. Esattamente. Proprio lui, guarda. E poi chi c'è? Lorenzo, pronostico? New Day con Sheamus che subisce il pin da Kofi. No. Paolo? Io, vabbè, in questo pay-per-view credo che vinceranno New Day. Verrà schienato Sheamus, sì, Sheamus.
Però spero che comunque la faida possa andare avanti e magari TSC in un ladder match con in più Usos. Io ci spero. Sì, sarebbe bello se lo fanno. E invece, infine, Cesare. Penso che sì, in questo evento qua a vincere sarà il New Day. Vedremo più avanti nella storyline se magari i The Bar si riprenderanno la rivincita o magari addirittura inseriranno qualche nuovo team. A venire schienato penso sarà anche Sheamus, a schienarlo stagione vado con Coffee comunque invece che Big E. Sì. Mentre per me io dico New Day, questa è con schienamento di Coffee Kingston su Cesaro, e secondo me la faida andrà avanti anche perché ti dico che magari faranno qualcosa in Arabia Saudita, visto che c'è anche quell'evento dove possono magari difendere i titoli di coppia. Sono due eventi in mezzo, cioè, il fatto è che sono due eventi inutili in mezzo ai coglioni, quella è la cosa in cui non avverrà niente se non per il titolo universale a tra Strowman, Reigns e ma Lesnar. Si parla anche di Nakamura e Rey Mysterio per l'evento in Arabia Saudita, se lo fanno. C'è Nakamura contro Rey Mysterio? Si difende il titolo contro Rey Mysterio. Ah, ma è ufficiale oppure se ne parla? No, se ne parla, si parla anche di match a 4 per titolo da WWE Championship, che è Styles, The Miz, Bryan e Joe, che sarebbe tanta roba se lo fanno. Sai che potrebbe vincere Miz a quel giro? Vabbè, ma magari poi ne parliamo in altro sì. Contesto. No, no, parliamone adesso perché c'è Daniel Bryan e Miz che ne parliamo di questo. Allora, secondo me... Posso iniziare io? Beh, inizi te e poi mando Alan poi per il secondo. Ah, per me vince Daniel Bryan sicuramente perché... ha perso troppo e a questo punto è giusto che vinga Daniel Bryan. Sì, perché poi anche li ha presi a SmackDown, quindi... Sì. Collegandomi a questo, AJ Styles potrebbe, anzi probabilmente manderà il titolo, e potrebbe succedere questa cosa, che AJ Styles contro Daniel Bryan vince per un'interferenza di The Miz. Sì. E poi successivamente The Miz vince il titolo. E poi... Può essere. Ci potrebbe essere il match questa maniera tra Bryan e Miz per il titolo WWE. So che Bryan deve vincere la Rumble, bisogna vedere se devono andare la Rumble. Sì. Potrebbe, quindi per questo potrebbe essere che è un po', cioè mi parebbe un pochettino brutto che Jesse perde il titolo contro The Miz quando ha battuto praticamente tutti. Non per qualcosa di Miz, se lo perde in un match 4 magari non no, ecco, se, infatti le cose dico se lo perde a Crown Jewel e lo perde lì contro in un match a 4 ci sta, perché poi giustamente The Miz andrà contro Bryan per il titolo, poi bisogna capire cosa farà Styles a quel punto, però vabbè, lo vedremo in futuro. Quindi per me a questo punto vince Daniel Bryan. Della faida ho perso il filo della faida, sinceramente non ho più capito quale sia il mood della faida. Prima c'era il fatto che erano arci nemici nel 2010, poi ci hanno messo le mogli, adesso non ho ben capito. Ma il tema della fight è che praticamente te non hai mai battuto, dice The Miz. Adesso sì, adesso è questo, sì. Vediamo in futuro con le quindi però... vuol dire che Bryan vince quando uno dice no, questo. Vabbè, sì, vabbè, grazie, a questo punto per forza deve vincere, non penso ci siano... No, il tema è non mi hai mai battuto, ma un'altra cosa aveva detto The Miz, te per battermi dovrai usare le mie scorrettezze. E vedrai che non farà questa cosa, perché tipo magari Bryan ci prova a fare scorrettezze, ma alla fine ci ripensa e vince. Vabbè, fanno una cosa tipo Neville contro Sami Zayn, magari fanno una cosa del genere. Ah, con Neville e Zayn quella volta. Mm-hmm. Sì. Poi mi dicono perché odio il turno di Sami Zayn, poi mi dicono il perché. Vabbè, diciamo un po', sono tue opinioni, ci può anche stare. No, vabbè, sì, certo, ognuno pensa come vuole. Come Bray Wyatt, messo sul cazzo Bray Wyatt. Pensate che dovrai giocarci, se prendi il gioco, sarai storiale contro Bray Wyatt, se prendi il gioco, quello lì, con la modalità carriera. Che vero. È una delle faide, mi pare, non tutte. Cioè, una delle cose principali sarà contro Bray Wyatt. Sì. L'entrata da Hill a Sami Zayn, visto che non fa manco il balletto, tipo. Che bello, come l'ho capito? Vabbè, in WWE 2K19 hanno fatto l'entrata di Sami Zayn praticamente da Hill, non fa manco il balletto, tipo. Se la capito, cioè, hanno fatto un'entrata così a random perché non l'ha mai sempre ballato lui, vabbè. Va bene. Sì. Non chiedete che anche lei il ballava, quindi. Quindi boh, non ha tanto senso. Sì, ok. Passiamo a Bryan. Ok, penso vince Bryan. Vabbè, chiedo ad Alan chi vince.
vince Daniel Bryan, perché sennò la fight è finita. Siccome la devono tirare lunga meno fino alla Rumble, se non oltre, devi per forza fare così. Sì, WrestleMania. Arrivano a WrestleMania. Tra questi due, e ti dirò, se ci arrivassero col titolo in palio, sarebbe male. Ma conoscendo la WWE sarebbero capaci di non fare questa cosa, conoscendoli. Sì, faranno tornare Jericho per la 573esima volta e lo metteranno nella faida. No, Jericho adesso si sta divertendo in altre federazioni, quindi... Con la panciona... Sta facendo il Lesnar della New Japan. Ormai una botte è diventato, però sì. Comunque, poi Cesare, il pronostico, poi andremo da Cast e poi da Lorenzo. Ok, secondo me vince Daniel Bryan, perché finora in tutta la faida praticamente ha quasi sempre perso, anzi ha sempre perso, quindi se vincesse The Miz finirebbe anche la faida, come hanno detto gli altri. Quindi secondo me vince Daniel Bryan, avrà questa opportunità titolata, poi quando successivamente avrà il match con AJ Styles, perché penso che AJ Styles manterrà, ma quello ne parleremo più avanti. E probabilmente The Miz lo farà perdere con qualche scorrettezza, poi successivamente The Miz vincerà il titolo in qualche maniera sporco, quello che è. Ovviamente poi il feudo andrà avanti e sì, in qualche modo penso si arriverà fino a WrestleMania, Daniel Bryan che magari vince la Rumble o qualcosa del genere. Sì, vedremo. Poi Casta. Anch'io dico Daniel Bryan, anche perché ne ha prese troppe da The Miz in questa fight, c'è bisogno di una vittoria che comunque lo riporti su. Lorenzo? Sì, dico anch'io Daniel Bryan, anche se non escludo una vittoria di The Miz del tutto, però penso vinca Bryan a questo punto, più che altro che appunto ne ha subite veramente troppe da SummerSlam in poi. E passiamo al match che è collegato a Daniel Bryan e The Miz, ovvero Styles contro Joe. Iniziamo da Alan col pronostico del match. Deve vincere AJ Styles, perché comunque siamo in un house show, perché comunque la faida deve andare avanti, perché comunque Joe deve fare lo stronzo fino alla fine e la faida va avanti così. Ripeto ragazzi, siamo in un house show, quindi devono vincere tutti i face per mandare a casa il pubblico contento. Quindi vincerà AJ Styles, perché comunque come avversario avrà The Miz nel prossimo futuro. Perché tenete presente una cosa, questo show non vale un cazzo. Vale solo a livello di soldi, ma resta... Esatto. Diciamo niente. Casta, pronostico. Scusate, mi sono un attimo perso su quale match. Styles e Joe. Invece di vedere Torino Frosinone, no scherzo, vai col pronostico. Styles Joe, cioè bisogna vedere che anime, cioè per come hanno buttato la storyline direi una conferma di Styles, però sinceramente tenere Joe così sprecato non è che mi piaccia molto, quindi tanto Joe vincerà poi il titolo USA, come tutti quelli. Il contentino di quelli che hanno perso contro Styles. Sì, a me non sembra così. Il problema è che c'è il campione Hill, quindi non possono dargli il titolo. Che tra l'altro Nakamura dove cazzo è? Dov'è tutto questo Nakamura? Nakamura sta gestendo una nazione, lasciate perdere che sta gestendo United States of America. Nakamura non lo fanno comparire SmackDown perché non ha avversari, purtroppo, sennò... Ho capito. Non c'è neanche Fider per il momento. Non possiamo fare comparire una persona a cazzo senza avere avversari. Appunto, cioè, ma fate anche delle open challenge. Ormai l'open challenge lo utilizzano per fare match a caso. Sì, ma con chi che non ci sono avversari? Anche perché Ty Dillinger adesso ha un dito rotto, grazie a Orton. Painful Nine adesso. Ty Nine, Perfect Nine. Mamma mia, l'immagine su Twitter che ha messo Orton è divertente abbastanza. Ma... dito sto... vabbè, comunque è diventato interessantissimo sto personaggio qua. Io comunque dico Styles, cioè se devo fare per forza un nome. Paolo dice Styles, anche penso. Sì, Styles. Ma più che altro per un semplice motivo, è la faida troppo sul personale, cioè una faida così non può, cioè non può perdere Styles, deve avere la sua rivalsa. Sì. Perché gli ha strocchiato la famiglia, quindi non penso che
è come la faida tra Guerrero e Rey Mysterio, che poi vinse Rey, mi pare, alla fine, no? Non sì. L'ha vinta Rey Mysterio. È andato troppo sul personale la faida, quindi alla fine ha vinto Rey. La verità, teoricamente, l'ha vinta Guerrero nello Steel Cage di SmackDown. Nessuno se lo ricorda. La vinse di Guerrero alla fine, comunque. Ah, sì, hai ragione. Sì, Guerrero perse tutti i match, ma l'ultimo lo vinse proprio. Sì. E valeva anche per il titolo di sfidante quel match. Quindi, secondo me, vince Styles perché comunque è andato troppo sul personale la faida. E perché la perderà con The Miz il titolo, in un modo o nell'altro. Cesare? Secondo me vince AJ Styles. Lo dico a malincuore comunque, perché Samoa Joe l'ho visto veramente bene in questa faida. Ha fatto veramente un gran bel lavoro. Mi sarebbe piaciuto che avessero costruito un po' questo match anche per via del risultato controverso che c'è stato a Hell in a Cell. Invece sì, appunto, la storia della famiglia. Cioè, il finale di Hell in a Cell, che cosa è servito? A niente, sostanzialmente, perché alla fine comunque, se vedi quel match, vedi un Samoa Joe che sì, viene sconfitto, però allo stesso tempo anche AJ Styles che aveva ceduto in quel momento. Appunto, quindi cioè, finale, non è servito a niente quel finale, no? Perché non ne hai più parlato. Mi sarebbe piaciuto che invece ci avessero puntato su quel finale lì, con un Samoa Joe che dice: tu però hai perso contro di me, hai ceduto, è vero, mi avrai anche schienato, però tu hai ceduto, quindi non è giusto, tu hai, io avrei dovuto vincere. Lorenzo Styles, anche se una possibilità, anche come nel match di prima, una possibilità Joe gliela darei. Vabbè, gli dai il 5-10%, tipo. Sì, più che altro perché, cioè, rimane da capire, fermo restando che stiamo pur sempre parlando di un house show girato al di fuori degli Stati Uniti, quindi chiaramente non c'è da aspettarsi chissà cosa. Se ripropongono la faccenda, più che altro, se Joe verrà davvero licenziato oppure no, o se l'hanno tirata in ballo così a caso, perché non sapevano cosa dire. Allora, pensandoci, può essere, perché, vabbè, se si ricordano... Poi finisco. Vabbè. Perché l'idea, in effetti, di un Joe in procinto di essere licenziato, ma che diventa di per lì campione, ha un suo fascino. Cioè, un suo fascino. Potrebbe aggiungere un dettaglio importante alla faida. Sì. Poi magari, se veramente fanno quel Fatal 4-Way in Arabia Saudita, Miz può vincere il titolo senza che Joe venga schienato, magari viene schienato Styles, così Bryan viene eventualmente protetto, e poi da lì si procede a Miz Bryan a WrestleMania. Mm-hmm. Poi vuoi mettere un Joe campione che festeggia a casa di Wendy, ragazzi? Cioè. No, più che altro perché io, anche se solo di un mese, un regno a Joe io glielo darei. Sì. Per come concordo. È riuscito a rendere, l'ha meritato, secondo me. Esatto, per come più che altro è riuscito a rendere credibile, tutto sommato credibile, una faida che aveva l'alto rischio di cadere nel trash più assoluto. Sì, cioè, si è dato molto da fare, secondo me. Però credo vinca Styles, sinceramente. No, perché pensandoci, il tuo ragionamento ha senso, perché se Joe perde questo match, perché dovrebbero inserire il match a 4 che ha già perso? No, più perché questo show non vale un cazzo, o semplicemente fanno, se fossimo una federazione intelligente, Joe vince il titolo, fai il match a Joe Bryan per SmackDown in, fai finire il match in VAC e così dai il pretesto per il match a 4, che avrebbe senso, se no sinceramente Joe non lo metti. Così, ma il problema è che la WWE non è intelligente, ma il match finirà in VAC tranquillo. Quelli purtroppo si finirà in vacca. Non è se, ma come finirà in vacca? Vabbè, quello è palese che arriverà De Miz. Non è tanto un se, ma un come, è vero. Poi magari ci stupiscono e Bray vince il titolo a SmackDown 1000 così dal nulla. Cioè, che avrebbe anche senso, perché SmackDown 1000 comunque è uno show a livelli di Raw 1000, quindi magari vogliono fare la sorpresa. Ma quindi, scusate la domanda scema. Dura sempre 2 ore SmackDown 1000, giusto? Sì, dovrebbe durare 2 ore. Okay. Perché comunque non ho sentito notizie di 3 ore di SmackDown. E ricordiamoci, sarà la reunion di una grande stable che ha fatto la storia di SmackDown. L'Evolution, che bella.
Sì. Ma messo piede a SmackDown. Non ha mai messo piede a SmackDown e la riuniscono lì. Perché sai che non potevano riunire un'altra stable che purtroppo tipo il cabinet, perché Orlando Jordan ha problemi con la WWE. O forse perché hanno trovato un accordo con Batista in occasione di questo evento. Molto semplicemente. No, beh, ognuno dei membri della stable ha fatto la storia SmackDown, mai singolo, mai come stable praticamente. Sì, Batista ha fatto la storia di SmackDown, gli altri due un pochino di meno. Però sono stati comunque importanti. Comunque, vabbè, Ric Flair come primo general manager proprietario di SmackDown. No, era proprietario di Raw. No, era Vince, è vero. Ma guarda, potevi mettere l'NWO solamente che Scott Hall non si regge in piedi. Il problema è che c'era Hogan nell'NWO, quindi non potevano per vari motivi. Anche vabbè, puoi farlo tornare, ormai Hogan l'hanno riabilitato. No, hai visto qua? Hanno detto che Hogan ritorna a Crown Jewel forse, ma erano solo voci. No, se hai visto Hogan dopo quel meeting che ha fatto Extreme Rules, mi sembra per il momento non vogliono richiamarlo, visto che i neri là che c'erano nella... I lottatori neri che c'erano in federazione non hanno preso le parole di Hogan, nel senso non le hanno viste come sincere. Le sue no, appunto, forse è lo spogliatoio che si rifiuta di tenere Hogan al momento ancora, o comunque parte dello spogliatoio. Quindi per il momento Hogan secondo me non torna, per il momento, poi mai dire mai. Ma magari Hogan vince quel torneo lì, il Best in the World. Ma non sta in piedi Hogan, non sta in piedi, perché deve fare quel match, dai, per favore. No, ma infatti, cioè non per ci vede cioè cosa gli fanno, se deve fare quel match non deve prendere bump praticamente. Vabbè, Iron Sheik ai tempi vinse la Battle Royale senza a memoria prendersi un bump, quindi sì, ma non conta la Battle Royale, non conta fare 3-4 match, dove non puoi fare 3-4 match dove non devi prendere bump. Iron Sheik, già me lo immagino con il fottuto Jabroni. Non porre limite a quello che può fare questa federazione. Questa federazione araba che ha chiesto The Rock campione, spero. Esatto. Le ultime due del Yokozuna, ricordiamo. No, ma non è neanche una federazione, cioè questi qua praticamente sono i principi regnanti che sono quelli che organizzano la Supercoppa di Lega di Serie A e che hanno una intelligenza di wrestling talmente importante che hanno chiesto veramente della gente defunta da almeno 20 anni. Io mi immagino come hanno fatto la riunione lì col principe. Allora io voglio Ultimate Warrior. Altezza sì. È morto. Guardi che è morto. E allora Spero che non sia la stessa cosa col calcio, che magari dicono volevo vedere giocare Roberto Baggio o qualcosa del genere. No, beh, lì no, perché sono arabi, quindi hanno in mano la Premier, però okay. Sul wrestling siamo a questi livelli. Mamma cioè, manca solo che chiedano Chris Benoit e poi siamo rovinati. Sì, chiedono magari un tag team là, di Eddie Guerrero e Chris Benoit assieme. Può essere. Contro British Bulldog e... Owen Hart, che sono morti anche tutti e due. O Jimmy Leneva nei Dart, che il padre di Natale, siamo a posto. Ragazzi, andiamo al prossimo pronostico. Sì. Andiamo, intanto Paolo lo stiamo perdendo perché si sente malissimo, Paolo. No, malissimo, ti sentiamo. Andiamo al pronostico del match femminile invece di SmackDown, quello tra Becky Lynch e Charlotte Flair. Andiamo con Alan, veloce pronostico Alan sul match. Becky Lynch. Per squalifica vince Pulito oppure... No, per squalifica, perché tanto poi va Evolution e fa figure barbine. Non mi stupirei se vincesse Trish Stratus. Trish Stratus, che senso? Cosa sono sì. Che va bene che era contro quell'altra. Ah, chiudesse Trish Stratus, ho capito. Ah, sì. Non mi stupirei se andasse a vincere lei il titolo di SmackDown. No, la vedo un po' difficile, Trish Stratus, perché l'hanno pagata solo per questo evento, mi sa. Sì, appunto. Cioè... Avrei solo senso. Per il gusto di fare vincere un titolo che rende vacante la sera stessa e... Torni, sì, ma Trish in quell'evento combatte contro l'ex Bliss. Sì.
sì, non mi stupirei che questa si inventa un open challenge così dal nulla, Tristratus la batte e poi rende vacante il titolo, torneone di Natale con match finale a Survivor Series. Guarda, non mi stupirebbe, quella volta con Bret Hart il titolo degli Stati Uniti di The Miz hanno fatto la stessa identica cosa. Quindi non... quello fu un premio alla carriera, l'ultimo titolo, diciamo. Esatto, anche sì, Bret Hart l'hanno fatto campione con 27 run-in e reso vacante la settimana dopo che l'ha prese selvaggiamente dallo Shield. Sì. Sì. No, l'ho prese dal core, mi sembra, di Bret Hart. Nessus. Vabbè, Nessus. Non c'è all'epoca un Bret Hart. È vero, c'era quella stable lì. La stable di Wade Barrett là, di SmackDown. Sì, che Wade Barrett gli è andata tante stable, infatti sono tutte state purtroppo un fallimento, non per colpa sua, ma anche per il booking cattivo che gli hanno dato. Vabbè dai, non è che Wade Barrett fosse questo genio di atleta. No, o di ti dico, se l'avessero bucato meglio, quantomeno non sarebbe uscito così. Ma sai, quando era Barrett, vabbè, ma Bad News Barrett non è da mid-carding, non è comedy, cioè non è che può fare molto. No, beh, vabbè, ma guarda che Wade Barrett non era, cioè era da mid-card, titolo intercontinentale, titolo degli Stati Uniti. Però all'epoca aveva scritto mid-card sulla fronte praticamente. Ti dico, all'epoca, vedendo il roster diciamo non esaltante del 2010, se non lo bucavano male, gli davano il titolo, secondo me. Ma guarda, dovevano draftarlo in ECW e dargli il titolo in ECW. Sì, anche l'ha già chiusa all'epoca di CW, se non sbaglio. E CW l'avevano già chiusa. Sì, l'avevano chiusa quando è venuto fuori. Dopo CW. Sì, ma non nel 2010, dovevi draftarlo prima. Ah, ma posso dire? Prima di NXT. Ma prima c'era... Cioè, prima di... Barrett, ma lui ha fatto il NXT, Wade Barrett. Quando sì, era NXT. Partita NXT 2010 e CW era già morta praticamente. Sì. Ha avuto il suo spazio, ma per un brand minore. Vabbè, guarda. Vabbè, vogliamo parlare del primo NXT, quello là che andava a stagioni, mamma. No, apriamo un discorso che non chiuderemo più, facciamo stare. Infatti, meglio di no. Comunque, secondo me vince Charlotte per squalifica, per mandare avanti la fight. Sì. Anch'io dico così. Anche secondo me. Anche solo per mandare avanti la faida. Quando poi a Evolution perderà come lo schifo Becky, purtroppo. Probabilmente sì. Sì. Purtroppo. Ma perché penserete che ci sarà un urlo di gioia quando Charlotte rivincerà il titolo? Probabilmente nessuno. Appunto. Verrà fischiata quanto me. Appunto. Già viene fischiato un... Dai, andiamo già al main event, credo che non abbiamo citato tutti i match, sì, direi... Scusa Nicolò, devo scappare, se posso pronosticare io... Sì, sì, vai, Triple H e Taker. Triple H, e purtroppo avremo il tag team match tra i Brothers of Destruction e la DX in Arabia. Sì. Poi, se Shawn Michaels farà un altro match, vedremo. Sì, credo che... Credo che scappi perché vedi il caffè 500. Penso. Sì, anche proprio comunque devo uscire un attimino. Sì. Agnagna, esatto. Andiamo. Alla prossima, ciao. Anna, veloce con pronostico che è già iniziato il caffè. Vince Triple H con Switch Music di Shawn Michaels. Arriva Kane e si andrà a Survivor Series Tag Team. Ah, dito Survivor Series, non a Crown Jewels, questo match. No, si va a la tirano fino a Survivor Series. Che culo, dai. E Casta? Dico anch'io vittoria di Triple H, cioè, grazie a Michaels. C'erano i soliti 40 run-in che porteranno al ritorno sul ring di HBK in coppia con Triple H contro i Brothers of Destruction. Benvenuti nel 1998, ragazzi. Vabbè, come ho già detto ampiamente durante la puntata qui, vincerà Triple H e porterà il tutto al ritorno sul ring di HBK. Penso all'evento in Arabia Saudita perché li pagheranno per averlo, quindi visto che
appunto Ultimate Warrior è morto, Yokozuna è morto e HBK è vivo, quindi a loro lo fanno combattere. Dovrebbero dare anche dei soldi al sindaco di Knox County, ad esempio, che... sì, è perché deve fa il wrestler, sì, dovrebbe essere politico a tempo pieno invece. E che fa Kane? Che fa Kane? Esatto. Che fa Glenn Jacobs? Che fa il sindaco Jacobs? Ma dovrebbe fare gol. Ah no, no, non è quello lì. No, quello è un altro, è Harry Kane. Quello è un altro. Quello era Harry Kane. Ok. E poi c'è De Paolo che se vabbè Paolo si sta addormentando e nel dipolo. No, no, uno sbadiglietto così. Vai, vai veloce il pronostico. Ti ho detto dei poleggi. Ah, dei poleggi, non l'avevo sentito, sono un po' sordo, scusami. No, tranquillo. Cesare? Ecco, anche secondo me vince Triple H per l'interferenza comunque di Shawn Michaels che lo aiuta a vincere. Poi questo qua vabbè, porterà più avanti al match tag team. Io dico anch'io Triple H, interferenza di Shawn Michaels su Wrestling Music e poi sanciranno il match dove il giorno dopo a Raw, il match in Arabia Saudita e alleluia. E verrebbe da dire auguri per match che sarà match nostalgia più che match nostalgia più soldi in mezzo praticamente. Esatto. E niente ragazzi, abbiamo finito qua con la diretta. Sì. Cioè, direi faccio do a casta la conclusione della diretta. Bene, finiamo qui questa diretta, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti. Allora i prossimi appuntamenti sono l'evento delle donne Evolution che sarà la nostra diretta sarà il 26. Sì, 26, come special guest dovrebbe esserci, chiedo a Paolo, dovrebbe esserci la ragazza di Paolo, se, come special guest. E poi ricordiamo come si chiama la tipa? Valerie, mi sembra. Valerie, interessante. Sì. Altri appuntamenti, parco poi. Chiuso su Como Radio International lunedì sera 21:30. Okay. E ovviamente poi l'evento poi dell'Arabia Saudita settimana dopo. Dopo esatto, lo faremo il primo novembre, quindi proprio un giorno perfetto per Dio, fare la diretta. E grazie a Dio non ci sarò a commentare questa cosa che mi già adesso mi fa venire i geloni ai piedi. Ricordiamo, credo sarà dalla beautiful, dalla bellissima città di Jeddah, credo. Sì. Che bello. Viva. Che culo. Siete già tutti in prima fila, vergognatevi. No, ricordatevi tra l'altro di iscrivervi al canale che non vi mangiamo e soprattutto anche di seguirci su Instagram. Esatto, con un bastone possibilmente. Esatto. Esattamente, esattamente. Siamo a 27 iscritti e vogliamo arrivare a 50 entro fine anno, quindi iscrivetevi. Vediamo. E a 50 avrete il numero di telefono dell'amica di Valerie. Qua la vedo un po' difficile, la vedo un po' difficile. Vabbè, avrà delle amiche che non vorrà rivedere mai più questa. Adesso sente questa diretta. Posso un paio, sì. Una ce n'è una, quindi magari. Ecco. Gente che gli sta sulle balle così per vendetta vuole dare il numero. Per noi non c'è problema. Siamo aperti a tutto, ragazzi. Siamo pronti a tutto. Sì. Esatto. Casomai parlo di alle amiche di Paola della Valeria di iscriversi al nostro canale, così facciamo numero. Non mai già iscritto al canale? No, di Valeria, le sue amiche, dico. Ah. No, amiche che ovviamente si spogliano sono anche assieme alle amiche più intime di Maschi Oschi, probabilmente. Ma mai li iscrivi per le serie TV, non per il wrestling, ovviamente. Ma guarda, secondo me fai prima iscriverle promettendole delle giornate di shopping. Vabbè, sempre. Allora, conduttore, non perda la conduzione, dai. Salutiamo Nicolò. Buonasera e Casta, noi ci vediamo invece domenica su Discord per parlare del post Super Showdown. Esatto. Paolo. Okay. Salve. Cesare. Buona serata a tutti. E infine Alan. Pronto? Pronto Alan? Ci lascia sempre Alan. Ci lascia sempre con questo. Vabbè, lo salutiamo noi per lui. Ciao a tutti. Ci sentiamo per Evolution a questo punto. Sì, per l'evento delle donne. L'evento delle donne. Viva le donne.
Viva le donne e mani sul topo al tavolo. Ah, quindi. Eccolo qua, è tornato. Ah, eccolo. Perché non mi perfetto. Va bene, dai, ci vediamo allora. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao.